Ciao ragazzi, nuova puntata di Spammissimo, però questa volta condotta da due miei amici del cuore, Nelson e Luca, che saluto tanto anche prima del video, così almeno mi metto avanti. Ah, non vi preoccupate, ma valutate il punto. In pratica mi sto già spammando da solo. Comunque, Luca e Nelson leggeranno per me una bellissima email di spam che gli ho inviato personalmente, e ovviamente non è stata fatta nessuna modifica, cioè l'email era purtroppo, ahimè, così. Altrimenti che gusto ci sarebbe nel leggerle? Sappiate che non li ho costretti a girare questo video, ma anzi l'hanno voluto fare senza nessuna forzatura esterna. Mi raccomando, ricordatevi questo. Bene, e ci vediamo dopo. Ma che luce che abbiamo! C'è il sole! Vai. Benvenuti a una puntata di Spammissimo. Alberto, che odiamo tanto, ci ha mandato questa mail che gli è arrivata e che il filtro spam non l'ha bloccata. Che devo dire, è davvero, vi farà divertire parecchio. Diteci voi cosa ne pensate, cercate un nesso. Vai. Iniziamo. Il cliente caro valutato, virgola, Relax Banking è costantemente lavorare di aumentare la sicurezza per tutto operatore di tecnica bancaria di internet. Tutto all'infinito. Tutto all'infinito e tutto senza virgola, ovviamente. Io lo leggo come se una persona normale. E valutato è maiuscolo. Valutato è il nome. Il caro valutato. Il signor valutato. Il suo conto potrebbe essere limitato dovuto a numeroso. Non si sa di cosa, non si sa di cosa. Non si sa di cosa. Per assicurare l'integrità del nostro pagamento in linea il sistema, noi periodicamente la revisione considera. Beh, giusto, no? Questo sono zelanti nel loro lavoro, giustamente loro fanno la revisione considera. Limitato i conti continuano per ricevere i pagamenti, ma sono limitati in loro la capacità di inviare o ritirare i fondi. Mi sembra chiaro questo. Chiaro. Io non vorrei commentare. Ritirare maiuscolo. Quindi. Ritirare vuol dire che è il signor ritirare. È corretto. Ok. Per alzare questa restrizione, lei, quindi noi che ci è arrivata l'email. Sì. Però non è maiuscolo, vabbè. Lei, il bisogno. Ritirare la maiuscolo. Vabbè, ritirare la maiuscolo. Lei, il bisogno di confermare i suoi in linea dettagli di tecnica bancaria. Mi pare chiaro. Vabbè, fino adesso ci sta. Mi ha quasi comprato. Nel senso, io. Vabbè, gli rispondiamo. Gli rispondiamo. Aspettiamo la fine. Lo scatto sulla maglia seguente di confermare i suoi, maiuscolo, in linea dettagli della tecnica bancaria. Importante, cioè proprio con gli asterischi, importante. Lei è richiesto di fornire tutto necessario. Quindi tutto. Possiamo dargli quello che vogliamo. Tutto. Un Twix. Un Twix, non so, delle patatine. Clicchi qui per entrare al sito. C'è il link, che dopo io cliccherò personalmente perché devo farlo. Considera la gestione. Considereremo. lo consideri, consideri la gestione. Ho coniugato il verbo, scusate. No, considera. Considera la gestione. Cioè, già il tuo. Considera la gestione, dai. Considera la gestione. Relax Banking. Tutto attaccato. Tutto attaccato. Quindi penso che questa... Non è spam. La signora Relax Banking. Ho ricevuto mail del lavoro molto peggio. Possiamo definire questa lettera non spam, perché ovviamente anche il filtro non l'ha passata come spam. No, infatti, non è. Diteci magari cosa rispondereste voi a un mail. Sì, voi cliccereste al suddetto sito della Relax Banking per considerare la gestione. Boh, non lo so, fateci sapere, vi salutiamo. Salutiamo Alberto che ci ha costretto a fare questa cosa. Poesia. E niente, tante care cose. Io sono Nelson, lui è Luca. Ciao. E lui chi è? Sarà un'altra puntata. Ciao. Ma vaffanculo, Alberto Suca. Tanto questo non lo sente, questo è tagliato. Alberto che di merda. Vaffanculo, muori. Pezzo di merda. Bene, sì. No, sì. Sì. Sì, terra aria. Sì, ma missi. Ah. Ma non è che mi date il pacco, perché anche l'ultima volta che... Ah, non vi avevo sentito entrare, e quindi, bene, il filmato vi è piaciuto, l'email di spam vi è piaciuta? Spero di sì. Come vi hanno chiesto Nelson e Luca, voi considerereste la gestione? Scrivetelo in un commento qui sotto. Ah, già che ci sono, saluto anche Lorenzo, mi raccomando salutatemelo e dategli un bacino da parte mia e ditegli...
questo bacino. No, perché è importante questa cosa della gestione. Quindi mi raccomando, fatecelo sapere con un commento là sotto e non là sopra. Borgo Abbugiano, ciao a tutti, ciao.